Buongiorno, eccoci alla dodicesima lezione in cui parleremo di un'applicazione delle frazioni e in generale dell'insieme dei numeri razionali, ovvero delle proporzioni percentuali, che vedremo far anche capo a diverse applicazioni pratiche, non solo inerenti alla matematica. Partiamo ora a definire una proporzione. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato di frazioni equivalenti, dicevamo che A fratto B è uguale a C fratto D. Se scriviamo con il significato che ha la linea di frazione, cioè diviso questa uguaglianza in altri termini, possiamo leggere A diviso B uguale a C diviso B. Bene, questa è una proporzione, se questa uguaglianza è verificata, ovviamente, che però si legge in, diciamo, un modo diverso, perché qui c'è un esempio. Qui non si legge 8 diviso 4 uguale 10 diviso 5, che tra l'altro è un'uguaglianza verificata, però lo leggeremo come 8 sta a 4, come 10 sta a 5. E i termini hanno un nome, viene dato loro un nome, i termini vicino all'uguale, in questo caso il 20 e il 12, vengono chiamati medi, e gli altri due estremi, in questo caso il 15 e il 16. Questa proporzione, che appunto la definizione dice che è un'uguaglianza tra rapporti, deve ovviamente sottostare a quella che è la regola fondamentale di un'uguaglianza tra due frazioni, cioè due frazioni equivalenti, che è quella che già abbiamo detto in diverse lezioni essere fondamentale come regola, ovvero A per D uguale B per C. E in effetti questa è la proprietà fondamentale di una proporzione, perché in generale, un'uguaglianza è tra due frazioni, tra due divisioni, è una proporzione se il prodotto degli immedi è uguale al prodotto degli estremi. In questo caso, vedete, 1 per 10, 10, è uguale a 2 per 5, che fa appunto 10, e quindi questa, 2 sta a 1 come 10 sta a 5, è una proporzione. Attenzione che se e solo se questo è verificato, cioè il prodotto degli estremi è uguale al prodotto dei medi, allora un'uguaglianza tra rapporti è una proporzione. E quindi vedete come quella regola fondamentale che dicevamo per trovare frazioni e decidere se due frazioni sono equivalenti trova un'altra utilità anche in questo campo delle proporzioni. E sempre seguendo questa regola possiamo ad esempio trovare il termine incognito. Pensate in una proporzione, ad esempio conosco i due estremi e un medio, devo trovare ad esempio il medio B, allora farò A per D fratto C. E analogamente per tutti gli altri casi. Questa è un'utilità pratica se devo trovare il termine mancante, il termine incognito in una proporzione, in modo tale che appunto quell'uguaglianza tra i due rapporti sia verificata e sia appunto una proporzione. Non starò qui a ripetere tutte le proprietà delle proporzioni perché esse sono una diretta conseguenza o della proprietà commutativa di cui gode la moltiplicazione, che appunto sta alla base della proprietà fondamentale delle proporzioni, oppure una proprietà associativa e distributiva dell'addizione rispetto alla divisione o alla moltiplicazione, vedetelo come volete voi. Queste proprietà possono essere utili per risolvere talvolta delle proporzioni o delle espressioni contenute in proporzioni, ma la cosa fondamentale su cui si basano è appunto il rapporto tra A per B, A per D uguale a B per C. Le proporzioni da sempre trovano applicazioni in vari ambiti. Pensate che ad esempio tutta l'arte greca si fonda sul concetto di proporzione e anche il concetto di bellezza nell'antica Grecia e nell'antica arte greca è basato su proporzioni su cui devono essere costruite templi, disegni, chiese, successivamente nell'arte rinascimentale, o anche le proporzioni del corpo umano, che noi sappiamo essere bello, proporzionato, si dice anche così, se le nostre braccia, le nostre gambe, il nostro busto è in una certa relazione con altre componenti, altre parti del corpo. E la proporzione acquisisce anche un valore fondamentale, in particolari casi, approfondiremo il concetto di sezione aurea in contesti legati proprio al concetto del bello dal punto di vista estetico e artistico. Troverà anche applicazioni quando parleremo del concetto di leva e
concetto di equilibrio tra corpi in fisica. Ovviamente ci sono diversi altri aspetti legati all'architettura, all'arte, alla fotografia che riguardano le proporzioni, ma questi particolari collegamenti si può approfondire in una prossima lezione. Ora passiamo alle percentuali. Le percentuali sono nient'altro che una proporzione dove uno dei termini è fissato ed è 100, cioè il totale. E le percentuali trovano diversi campi di applicazione, come vedremo, ma in generale una percentuale non è nient'altro che una proporzione dove un termine è il 100, cioè il 100%, cioè la totalità. E diremo che la parte sta al 100 come una parte nella realtà sta al totale nella realtà. Proviamo a fare qualche esempio nella vita reale per capire come si calcola una percentuale. Ad esempio, qui c'è un negozio che ha un abbigliamento che costa di listino 750 euro, su cui viene effettuato il 14% di sconto. Bene, noi dobbiamo trovare quanto corrisponde in euro lo sconto. Quindi vedete che abbiamo il 100% e lo sconto in percentuale, 14. Quindi 14 sta a 100 come il prezzo, lo sconto in euro sta al totale in euro. E quindi vedete che con la regola che abbiamo detto prima possiamo trovare l'equivalente in euro dello sconto. Quindi noi, attenzione, abbiamo lo sconto in percentuale, sappiamo che la percentuale corrisponde al 100%, come lo sconto in euro corrisponde al totale, al 100%, nel senso al totale del prezzo. Analogamente, qui vedete che ci sono 70 alunni in una classe, viene organizzata una gita che si può realizzare solo se il 75% degli studenti parteciperà. Qui la stessa cosa, il 75 sta a 100 come la percentuale equivalente al 75% sta al totale, cioè al 100%. In effetti, questi problemi diretti si possono risolvere pensando anche che io devo calcolare il 75% di un numero. E ricordate che il 75% di, la parola di, il termine di, in matematichese si traduce con il per. 75% si può vedere come 75 diviso 100, ovvero 75 fratto 100, di, quindi per 70. Analogamente trovo lo stesso numero. Attenzione che in questo caso, visto che si tratta di persone, quindi di cose che non possono essere divise, bisogna arrotondare come si crede meglio, 52 o 53. E questo va fatto anche nella realtà. Non quando si tratta invece di euro piuttosto che altre percentuali che si possono anche lasciare con numeri espressi con la virgola. Le percentuali trovano anche applicazioni non solo nei campi, diciamo così, della vendita, quindi con i saldi, gli sconti, ma anche quando si vanno a realizzare delle statistiche, quando si vanno a realizzare dei grafici, nelle applicazioni economiche, nelle applicazioni di marketing, finanziarie. E in tanti altri casi dove bisogna esprimere dei dati in termini di un totale. Tenete conto che le percentuali sono anche uno dei modi più semplici per comunicare dei dati che spesso è alla portata di tutti e la loro comunicabilità è ampiamente nota e percepibile da quasi tutte le persone. Bene, grazie per la vostra attenzione e alla prossima lezione.